Carlo Soria con Rubina Sere. Allineamento che si va completando, la macchina che accelera per lo stacco che avviene in questo istante. Parte benissimo dalla seconda fila Rubina Sere, che buca tutti. Carlo Soria riesce ad andare al comando, partenza davvero veloce dalla seconda fila, ha sfruttato il buco e così si porta al comando senza spesa Rubina Sere, che a questo punto diventa un fattore. Seconda in corda è Petra Magoni con Trackmar, poi il numero 2 di Spinning con Pietro Accame, e Carlo Soria adesso se la gode al comando e arriva ai 400 di gara in rallentamento con Rubina Sere. Parziale in 16.2, 31.7 per questi 400 metri, mentre ha spostato all'esterno il numero 7 Saturno Demar con Davide Zanetti che cerca di andare lungo sul passo. Così Rubina Sere, senza particolari patemi, quando i cavalli transitano dopo 600 metri con un parziale in 15.7, fa 47.4 per i primi 6 nelle retrovie, sbaglia il numero 9 Ranger Wood SM con Patrizio Rispo, con Saturno Demar che va ai fianchi di Rubina Sere dopo 800 metri di gara, passati in 1.4.2 la pariglia completamente. Lì sotto è Trackmar con Petra Magoni e poi il numero 2 Spinning con Pietro Accame, si fa vedere anche il numero 8 di Rosa dei Venti, cavalli che sono al chilometro in 1.28 da parte del battistrada Rubina Sere. Rubina Sere che guida adesso Petra Magoni con Trackmar, cerca di infilarla all'interno, c'è spazio per Trackmar, Rubina Sere che ha allargato, Trackmar che si è infilato con Petra Magoni che buca improvvisamente una stanca Rubina Sere, mentre allargo avanza il numero 8 Rosa dei Venti con Giodi Gian Domenico, ha imbucato tutti Petra Magoni con Trackmar, seguita da Spinning con Pietro Accame, si esce dalla curva, curva in 15-1, Trackmar che va in fuga dagli altri con Rosa dei Venti che prova a ricucire, lì sotto sempre Spinning, ma Petra Magoni al San Paolo è una sentenza e con Trackmar va a concludere e va a vincere nei confronti di Pietro Accame con Spinning e poi del numero 8 Giodi Gian Domenico con Rosa dei Venti. La guida giusta, ho detto che piaceva Trackmar, perché questa ragazza guida veramente bene, bisognerà capire se addirittura apposta alle tribune quella corsia interna, ma l'impressione che lo spazio ci fosse per il successo di Trackmar e Petra Magoni. 1.19.8, la quota 4.13, mano al cielo perché non c'è la frusta, e questa è la vincitrice della finale delle stelle.